Ed è giunto il momento di presentarvi gli ospitati di questo episodio. Signore e signori, come si diceva una volta nei gran teatri, Guy Little e Stefano Gallone, e cioè un artista con il suo discografico. E perdonatemi il termine forse oggi un po' ampolloso, discografico. Poter dire oggi per me la parola discografico mi dà un senso di ottimismo molto rock'n'roll e molto anni 70. Poi, se usarlo oggi sia ancora corretto o solo parzialmente corretto, è giusto che ce lo racconti Stefano. Stefano è l'uomo che sta dietro la AR Recordings, una label indipendente molto coraggiosa per le scelte musicali eterogenee, che spazia dal rock all'acustica all'elettronica. E innanzitutto grazie ragazzi per essere qui a Radio Rete 2000 a Giulio Zin On Air. Stefano, sono passati 3 anni da quando ho scritto un mini special sulla tua etichetta nel mio blog. È cambiato qualcosa da allora, sia rispetto alla tua label che più in generale nella musica indipendente, dal tuo punto di vista? Ciao Giulio, ciao a tutti gli ascoltatori, grazie mille per averci invitati. Ma guarda, da quando ci hai conosciuto tu, quindi più o meno nei primi mesi, o comunque nell'arco del primo anno di attività di AR Recordings, più che cambiato, insomma, è cresciuto qualcosa, ma nella fattispecie direi siamo cresciuti noi. Più o meno quello che posso dirti è che il mercato discografico in sé per sé, proprio a livello di business, praticamente non esiste più. Così come proprio la professione di musicista, beh, musicista magari sì, ma proprio artista in sé per sé, cantautore o quant'altro, e di discografico per l'appunto non è che siano poi così vive tuttora purtroppo. Noi però avevamo un'intenzione diversa, cioè quella di entrare in contatto appunto con altre persone che avessero le nostre stesse passioni, musicisti, altre persone, semplici ascoltatori, altre persone veramente interessate alla musica in qualità di forma d'arte, e a tal punto che ad oggi possiamo dire di essere più che una label, più che un'etichetta discografica, un vero e proprio collettivo di artisti che si aiutano reciprocamente, mettono a disposizione l'un dell'altro quello che eventualmente magari hanno imparato da esperienze pregresse per crescere tutti insieme appunto collettivamente. E credo che i risultati si stiano vedendo perché le produzioni che di volta in volta tiriamo fuori sono sempre qualitativamente migliori, almeno a mio giudizio, e quindi va bene così. Poi purtroppo viviamo in una realtà in cui vivere nello specifico di musica è particolarmente difficile, se non proprio impossibile, se non ti metti in testa di voler fare appunto le cose che tutti vogliono fare, quindi se non vuoi veramente avere la voglia di scannarti letteralmente con tuoi più o meno simili che vogliono in qualche modo arrivare in vetta alle classifiche, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questo non riguarda assolutamente noi. Noi abbiamo interessi completamente opposti, cioè esclusivamente qualitativi, più che quantitativi, assolutamente. Guy Little, nome d'arte di Gaetano di Sarno, songwriter campano che conosco molto bene e che ha già un bel po' di cose all'attivo dopo anni di produzioni indipendenti, di aperture live per nomi importanti, per collaborazioni preziosissime. Io cito solo quella con Stevie Winwood e The Dream Syndicate, giusto per far capire lo spessore artistico di cui stiamo parlando, per chi ancora non conoscesse Guy Little. Parlando del tuo ultimo singolo, che a breve ascolteremo, sembri ribadire e rinnovare quel tuo amore per un certo tipo di rock a stelle strisce. Sarò più specifico, c'è cioè quel tipo di energia che ritrovo in certi Dinosaur Jr., quella poetica molto diretta e stradaiola di Wipers, Replacement, Big Star, insomma, i soliti nomi che io e te ci raccontiamo da anni e per i quali potremmo stare veramente a parlarne ore. Parlaci tu del tuo ultimo singolo, che dopo ascolteremo. È uscito soltanto il 2 aprile, quindi solo qualche giorno fa. Ciao Giulio, allora innanzitutto ti ringrazio grazie insomma per la bella presentazione. Allora, il nuovo singolo, sì, hai ragione, sicuramente insomma i Dinosaur sono venuti in mente anche a me, anche se io continuo a dire da sempre che poi ognuno è libero di appunto di sentirci tutto quello che gli pare in pratica, insomma il bello della musica, ripeto, è sempre questo, è sempre stato questo, insomma alcuni ci sentiranno delle cose, altri ce ne sentiranno delle altre. Il brano è nato una comunissima sera, insomma, di infrasettimanale di un paio di mesi fa, più o meno,
e forse a questo punto anche un po' di più, ed è nato in pochissimo tempo, come secondo me nascono tutte le buone canzoni, cioè quindi proprio in poco tempo, insomma, sono quelle folgorazioni istantanee che ti portano subito, insomma, a prendere la chitarra, a vedere, a cogliere un attimino l'ispirazione del momento, ed ecco qua, insomma, ho avuto un pezzo tra le mani che mi ha soddisfatto subito. E quindi mi fido sempre di questa, ecco, mi fido molto di questa, non si può spiegare a parole chiaramente, insomma è qualcosa che magari un'altra persona che scrive canzoni può capire, ma non è qualcosa che si può spiegare, è una magia che ti ritrovi con gli stessi accordi che hai suonato e risuonato tantissime volte senza approdare assolutamente a nulla, invece una sera in poco più di mezz'ora, ecco la magia, insomma, quegli accordi ti consegnano qualcosa di bello, di magico, insomma, che qualcosa che non hai mai sentito prima. E questa, insomma, fino ad oggi, insomma, come dire, questo mio aver fiducia nell'ispirazione mi ha ripagato, nel senso che le mie emozioni sento che sono arrivate, insomma, alle persone, e di questo chiaramente mi rallegro. The same song.
cari ascoltatori, non so se anche a voi sia arrivata questa ventata di energia. Guy, la tua On My Own ci spettina, è molto diversa dalla On My Own di Nick Acosta, ma tu sei un po' più giovane di me, non so se la ricordi. Tornando a noi, volevo chiedere a Guy Little, dall'esterno in questo mondo sembrano molto difficili i rapporti e le relazioni, che sono sempre alla base di tutti i progetti. Io questi rapporti tra etichette ed artisti li vedo quasi come un fatto magico quando funzionano, ma svelaci la meccanica che ci sta dietro, cioè come funziona, o meglio, a voi, come ha funzionato. Allora, guarda, innanzitutto mi fa piacere che il pezzo ti abbia trasmesso dell'energia e che, come dire, cioè immagino ti sia piaciuto, e questo mi fa molto molto piacere. Rapporto discografico musicista, in questo caso Stefano poi è anche musicista, ma per rispondere alla tua domanda, secondo me, allora partiamo da quello che mi sento di consigliare. Mi sento di consigliare di trovare una persona o delle persone che siano realmente interessate, che dimostrino con i fatti questo interesse. Stefano l'ha fatto sin dal primo momento, tra di noi c'è stata una sintonia istantanea. In pochissimi giorni, meno di una settimana, mi disse che l'album gli piaceva, lo voleva far uscire, ne finanziò la stampa, quindi ha sempre dimostrato al 100% il massimo supporto, ed è quello che lo fa ancora, senza perdere un colpo, assolutamente non perde un colpo, quindi mi ritengo molto fortunato, ed è questo che conta. Cioè non esiste assolutamente che vi chiedano soldi per mettere il marchio dell'etichetta, per permettervi di mettere il marchio della loro etichetta dietro il vinile o il CD che sia, è fuori discussione. Cioè non fatelo, perché gli artisti siete voi, avete creato qualcosa e assolutamente meritate il supporto. Quindi non importa che le cose oggi siano diverse, cioè il principio per me rimane invariato. Il discografico da sempre ha supportato l'artista e così deve essere. In Air Recordings io ho trovato questo al 100%. Una cosa che volevo aggiungere, sì, è che in pratica io e Stefano ci siamo conosciuti in occasione della realizzazione del mio album, il mio ultimo album ad oggi, che è One of Those Fine Days, e per il quale appunto stavo cercando un'etichetta. Solo una settimana prima mi ero esibito in provincia di Salerno ed erano intervenute davvero pochissime persone, e per la prima volta mi sono chiesto se avesse senso portare avanti ancora, insomma, il progetto Guy Little. E proprio, diciamo, come una risposta arrivata chissà da dove, ho incontrato poi una settimana dopo più o meno, mi sono imbattuto in Stefano, nella sua R Recordings. Il disco gli è piaciuto tanto che ha deciso di finanziarne la stampa in CD, e quindi è stata una svolta veramente inaspettata e per me una cosa bellissima che ricorderò sempre con affetto. Ma guarda, per quanto mi riguarda posso dirti apertamente che sarebbe veramente bellissimo se anche ad alto rango, per così dire, il rapporto tra discografico e artista si mantenesse in qualche modo appunto magico, come dici tu. Una fetta di magia, se così la vogliamo interpretare, la portiamo avanti proprio noi, nel senso che, come ti dicevo prima, siamo appunto diventati più un collettivo musicale di amici, prima ancora che di artisti, pochi ma buoni fondamentalmente, però questi pochi ma allo stesso tempo buoni possono scambiarsi anche tranquillamente delle opinioni su un disco di un artista che magari piace a uno e anche all'altro, possono semplicemente chiedersi consigli su anche altri aspetti, anche al di fuori della musica, insomma come dei veri e propri amici. E io credo che questa sia l'unica magia possibile oggi in un campo abbastanza squalizzato come quello della musica in sé per sé, in ambito generale. Ma ti ripeto, non riguarda noi, perché noi, a parte non fossilizzarci mai su nessun genere, facciamo veramente di tutto, siamo prima ancora innanzitutto degli esseri umani e poi degli amici e poi degli artisti che si sostengono a vicenda. Stefano, io ricordo anche la tua dedizione per un progetto quale la realizzazione di 45 giri artigianali, quasi una passione da collectors, e quando dico artigianali ovviamente lo faccio nell'accezione più alta, più nobile del termine. Sì, si tratta di una cosa che volli provare a fare a suo tempo, proprio in qualità di feticista dell'oggetto vinilico, ecco.
sempre reputato il vinile come il supporto per eccellenza musicale. A me è sempre piaciuto studiare un pochettino, guardarmi intorno, vedere cosa facevano negli anni i vari stampatori di vinili, no? Sia italiani che anche esteri, per vedere un po' come si evolveva il discorso legato appunto proprio alla produzione dei dischi in vinile. E mi sono accorto che molti stampatori, anche italiani, cercavano in qualche modo di rientrare un po' in un mercato anche abbastanza diverso, secondo me molto intelligentemente, capendo che aumentava sempre di più a dismisura il numero di artisti a fronte di un'effettiva domanda, sostanzialmente, no? E quindi si sono inventati, molti di loro, il vinile a incisione diretta e quindi non a stampa seriale. Si tratta praticamente di una semplice incisione di un disco di vinile bianco, non inciso, già bello e pronto. Esattamente come si faceva per la lacca, che poi andava a fare la matrice, che poi veniva usata per la stampa sotto la pressa seriale di tante centinaia di copie di dischi in vinile. In questo caso invece viene letteralmente inciso un disco di vinile già pronto, bianco, volta dopo volta, quindi copia dopo copia. E a me era venuta l'idea di fare questa edizione vinile personal edition, dove ogni eventuale acquirente riceveva effettivamente, come per realtà del caso, una copia incisa apposta per lui, magari anche autografata e tutto quanto. È una cosa che avrei portato avanti anche ancora oggi, infatti l'ho fermata un attimo perché effettivamente l'unico vero problema di questa cosa sono i costi e il prezzo che poi alla fine io eventualmente posso fare. Il momento in questa particolare situazione non richiede una legittimità di una simile richiesta, cioè alla fine un 45 giri per poter essere inciso bene con grafica e tutto, autografo, eccetera, spedizione, alla fine dovevo metterlo sui 25-30 euro e mi è sembrato a lungo andare un po' eccessivo. Ragazzi, ora l'ultima domanda e la faccio a tutti e due, vorrei una risposta da tutti e due. In realtà la faccio anche un po' a me stesso, anche se abbiamo dei ruoli diversi. Ma la domanda, quindi, che è anche un po' retorica, perché un po' già contiene la risposta, è anche un po' provocatoria, perché vuole proprio tende ad una reazione. E quindi la faccio. Nel 2021, nell'epoca dei like, dei social, dello sharing, dove tutto dura 3 minuti quando ci va bene, dove l'attenzione è veramente rubata continuamente, e c'è anche una certa, diciamolo, una certa mediocre superficialità che ci circonda, chi ve lo fa fare? Chi ce lo fa fare? Tutto questo sbatti che ci sta dietro, queste cose che facciamo, le realizzazioni, le produzioni, i progetti. Noi ancora con questo sogno della musica indipendente, insomma, è anche un qualcosa che sembra un po' legato all'adolescenziale. In realtà nessuno di noi tre in questo momento si può dire sicuramente adolescente. Quindi lo facciamo soltanto e solo per passione. Sicuramente c'è quell'esigenza creativa, ma è ancora sufficiente dire lo devo fare perché per me è aria e ossigeno. Se non lo faccio io non vivo senza queste cose. Lo faccio per condividere un'emozione con chi è disposto a raccogliere questa emozione e magari, sempre quando ci va di lusso, a restituirne una minima parte. Cioè, c'è un limite a tutto questo dispendio di energie. Qual è questo limite, se c'è? E quando è il momento invece in cui dici ok, basta, ora mando tutto e tutti a quel paese? Allora, guarda, per me è molto semplice. Né io né Stefano siamo sotto i riflettori, nel senso non godiamo di fama mondiale. Quindi siamo liberissimi di stare un po' più scocciati riguardo alla musica. Quindi sono libero di dire, per esempio, non tocco la chitarra per 2 anni, per 6 mesi, per 2 settimane. E viceversa, sono libero di cogliere l'occasione, insomma, il momento di creatività, di viverlo appieno e di decidere di mettere fuori una canzone, un singolo, un EP o un album. Quindi per me è molto semplice. Poi è chiaro che l'analisi di come funzionano oggi le cose è inevitabile, ma non si tratta di scoraggiamento, più che altro una presa di coscienza, che ci può piacere o meno, ma purtroppo certe cose funzionano così. Leggevo tra l'altro una bella intervista, prima citavi Dinosaur Junior, a Lou Barlow, bassista, anche autore dei Dinosaur, in cui diceva proprio questo: diceva, io ci vivo di musica perché sono un veterano ed è un mio pubblico che aspetta, insomma, quello che io faccio.
E questa è un po' la, come dire, la, tra virgolette, l'amara verità, nel senso che i veterani vanno avanti, anche se comunque col Covid adesso chiaramente soffrono, insomma, molti sono disoccupati perché poi i dischi sai benissimo che non si vendono più e che il maggior sostentamento viene dai tour. Quindi questo è, insomma, sono... Le cose vanno così, però alla fine la passione vince sempre, questa è la verità, questa è la mia esperienza, la passione vince sempre, non ci sono pressioni esterne, non, siamo liberi insomma di, come dire, di lasciarci andare e di ritornare poi all'attacco quando arriva il momento di creatività e va bene. Chiaramente voglio anche aggiungere che non è che AR Recordings non cerchi di, cioè, i nostri contatti cerchiamo di farli, la tecnologia in questo senso assolutamente ha un ruolo molto importante, grazie alla tecnologia proprio che io recentemente ho avuto una grande soddisfazione sottoponendo un mio brano a Peter Jesperson, discografico di Minneapolis, scopritore dei grandissimi Replacements di Minneapolis, nonché anche fondatore di un'etichetta molto importante all'epoca, che è la Twin Tone. E gli ha detto che questo mio pezzo gli piaceva molto e gli ho chiesto se potessi condividere questa notizia su Facebook e è stato felice di darmi il via libera. Quindi la tecnologia permette anche queste cose, insomma, assolutamente. E quindi va vissuta con molta tranquillità, si va avanti e si spera di fare sempre meglio, insomma. Io credo che poi manuali veri e propri di come raggiungere, non lo so, non ci credo a queste cose, insomma, non credo ci siano, credo che poi le più grandi band abbiano dietro veramente le storie, ognuna hanno le storie più disparate, insomma, alle spalle su come siano arrivati ad essere poi la più grande band, eccetera, eccetera. Il mondo musicale funziona in una maniera abbastanza stramba per quanto riguarda il nostro modo di vedere quel mondo stesso, il nostro modo di pensare, il nostro modo di essere al mondo in senso generale. Quello che posso dirti è questo, o meglio chiedo in senso proprio generale a tutti, che cosa fareste voi appassionati come noi, veri, di un certo tipo di musica vera, non confezionato, o almeno non eccessivamente, se non esistessimo noi poveri stronzi? In ambito sia di produzione musicale sia nell'ambito del giornalismo, quello è un altro paio di maniche che te raccomando, ma che cosa fareste tutti quanti voi se non esistessimo noi a portare avanti un discorso musicale o giornalistico musicale attraverso etichette indipendenti, blog, riviste indipendenti, riviste di settore, il tutto fatto naturalmente con una passione legata a un savoir-faire tecnico o comunque artistico in senso completo? Lo dico io cosa fareste? Non fareste nulla perché rimarreste quelli che possono essere chiamati i cosiddetti ascoltatori passivi, accendereste la radio così in macchina in mezzo al traffico giusto per non soffrire la mortale paura della solitudine. E per quanto riguarda noi, beh, noi continueremo sempre comunque ad andare a scaricare i camion per poi poter tornare a casa quando non stanchi e distrutti, almeno volenterosi di rimetterci un pochettino a suonare i nostri strumenti, ad aprire il nostro bel PC portatile con tutti i programmi di registrazione, home recording o quanto altro, per sopravvivere, certo, perché la sopravvivenza non è soltanto fisica, ma è secondo me prima di tutto mentale. Quindi noi faremo semplicemente quello che stiamo facendo, perché significa essere noi stessi. E insomma, in un mondo, diciamo anche di business, se vogliamo così parlare, che dell'essere se stessi, insomma, si è praticamente deliberatamente dimenticato, anzi, si è proprio liberato di questo concetto. Io credo che questo sia un valore fondamentale da preservare e da portare avanti. E quindi noi, nonostante tutto, faremo la fame, ma continueremo a fare esattamente quello che ci piace perché è quello che siamo. E nel fare tutto quello che ci piace e quello che siamo, salviamo anche la vostra possibilità di ascoltare della musica fatta bene, seria, sincera, pura, con un'anima. Tutto qui. Stefano e Gaetano, io vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con noi, mi ha fatto davvero tanto tanto piacere.
avete condiviso un po' del vostro tempo con gli ascoltatori di Radio Rete 2000, quindi veramente grazie. Grazie a te Giulio, grazie a tutti gli ascoltatori, ciao.